Questa è una maglia rosa vera, caro Davide Cassani, felice commissario tecnico della Nazionale Italiana di Ciclismo. È la maglia del Giro Under 23 Enel. È una rosa speranza, perché chi indosserà questa maglia avrà grosse possibilità, quasi la certezza di passare professionista, di realizzare un sogno. Ci sono 173 ragazzi che hanno meno di 23 anni che lotteranno per una vittoria di tappa, ma soprattutto per questa maglia rosa. È un giro planetario, 4 continenti rappresentati, abbiamo appena visto scendere gli All Blacks. Ci sono le nazionali di Nuova Zelanda, Australia, Sudafrica, Colombia, America, c'è l'Olanda, c'è la Svizzera, ci sono veramente nazioni che arrivano da tutto il mondo e ci sono anche 16 squadre italiane e 2 anche rappresentative miste, proprio perché così abbiamo il meglio degli italiani e il meglio del resto del mondo. Non so chi intervistare, se il commissario tecnico Cassani oppure colui che, possiamo dirlo, ha fortemente voluto assieme alla federazione ciclistica e agli organizzatori che poi citerai questa grande manifestazione. Guarda, io sono orgoglioso perché insieme alla federazione, insieme alla Nuova Placci presieduta da Marco Selleri, siamo riusciti a riportare il Giro d'Italia dopo 5 anni e se ne sentiva la mancanza. Sai, io quando ero un ragazzino, quando avevo 20 anni, sognavo di fare il Giro d'Italia dilettanti con le fondate speranze di vincere una tappa, di indossare la maglia di leader, ma soprattutto di passare professionista. Io in quel Giro d'Italia del 1981 avevo come commissario tecnico, o meglio come rappresentante regionale, perché in quegli anni si correva con la maglia della rispettiva regione, Bruno Reverberi. Io in quel Giro d'Italia arrivai una volta secondo, una volta quarto, una volta quinto, una volta sesto e feci una buona impressione, a tal punto che l'anno dopo Bruno Reverberi fece la squadra e mi chiamò. Fra i professionisti. Passammo tra i professionisti, vuol dire che anche per me, così come per tanti ragazzi, il passaggio al professionismo è arrivato grazie a delle buone prestazioni al Giro d'Italia. Siamo alla 40ª edizione, un Giro d'Italia che è stato dilettante, che è stato vinto da Moser, Baronchelli, Battaglina, ha vinto Simoni, ha vinto Pantani. L'ultima edizione, Giro Bio, 5 anni fa nel 2012, vinse un americano, ma secondo arrivò Fabio Aru, che ritardò il passaggio al professionismo perché voleva fare il Giro d'Italia dilettante. Enel ha avuto una buona idea a starvi vicino. Sai, io devo ringraziare Enel perché anche grazie all'Enel siamo riusciti a riproporre questo Giro d'Italia e poi vuoi mettere, no, una maglia rosa che è come quella dei grandi, come quella dei professionisti, è identica e quindi anche questo è, sai, il ciclismo vive di simboli e la maglia rosa è il simbolo più importante. È inutile fare pronostici, ne parleremo in queste chiacchierate che faremo giorno per giorno. Ora parte la prima tappa, noi ci vediamo all'arrivo per vedere se ha già espresso qualcosa di significativo. C'è un augurio che puoi fare a questi 170 e passa ragazzi? È quello di dare il meglio, di sacrificarsi, di trovare dentro di loro la forza di poter dimostrare tutti i loro valori. E qui, in questi 7 giorni, hanno una grande opportunità, far vedere quello che sono. Giro d'Italia Under 23 Enel, 172 atleti e sarà uno spettacolo grandissimo, in bocca al lupo a tutti!